Il salone di rappresentanza del comune di Cosenza, in occasione della festa della donna, si è colorato del giallo delle mimose. Un omaggio del sindaco Mario Chiuto a tutte le donne dell'amministrazione per il loro lavoro che quotidianamente fanno e soprattutto per il valore aggiunto che rappresentano all'interno dell'ente. Oggi abbiamo voluto qui riunire tutte le donne che lavorano all'interno della macchina comunale. È un contributo determinante. Per noi lo è sempre stato all'interno di questo municipio e credo che tutto quello che noi abbiamo raggiunto lo dobbiamo in buona parte alle donne, anche quelle che sono state all'interno della giunta, all'interno dello staff, all'interno delle strutture dirigenziali, fra i dipendenti del comune, tutte hanno dato un contributo importante. Le donne sono importanti perché attraverso le donne si raggiungono dei risultati fondamentali, così come abbiamo visto anche all'interno del nostro comune, ma soprattutto le donne sono importanti nel modo di fare le cose, che poi serve anche per raggiungere gli obiettivi. Quindi un augurio di cuore lo voglio fare a tutte le donne che hanno lavorato all'interno di questo comune, che lavorano con noi, lo voglio fare alle cosentine e a tutte le calabresi pure. Nel corso di una piccola e suggestiva cerimonia, un omaggio floreale particolare è stato consegnato alle donne dell'amministrazione che entro il mese di marzo 2018 andranno in pensione. Al fianco del sindaco anche l'assessore Matilde Lanzino, che ha voluto rivolgere un suo caloroso e particolare augurio a tutte le donne. Io credo che fermarsi un attimo a riflettere, a fare il punto della situazione non guasti, ci vuole, perché ancora, nonostante gli interventi sia legislativi, sia del pubblico, sia dell'associazionismo, nonostante questo ancora la piaga della violenza alle donne, del femminicidio è grave e numericamente pesante. E poi voglio dare una speranza alle donne che ce la possono fare, che possono sapere che ci sono vicine a loro associazioni, fondazioni che cammineranno con loro, ecco, non le faranno sentire sole.